Milano contro Leonessa 1928 del 22 settembre 2002. Prima partita di campionato contro una squadra accreditata sulla carta al titolo finale. Nessun timore reverenziale dei giocatori, anche se psicologicamente frastornati alla prima sfortunata azione dove, su un rinvio di Luciano in campo aperto, la Leonessa riesce a stoppare fortunatamente il calcio e a sviluppare un'azione sul lato destro imprevedibile per la nostra difesa. Ottima la reazione dimostrata, il carattere e la consapevolezza dei propri mezzi acquisiti nella fase di preparazione hanno fatto sì che per il resto dell'incontro la squadra, tutta, ha dimostrato capacità tecniche, tattiche e individuali più che sufficienti a condurre l'incontro fino alla vittoria. Analizzati singolarmente, alcuni giocatori, Luciano, Alessi, Suzzi, hanno subito alcune pressioni psicologiche diversamente motivate, che ne hanno modificato la prestazione ottimale. Da segnalare l'infortunio grave a Pellarini e meno gravi a Vella esplosa, recuperabili in settimana. Il gioco espresso, specialmente nel secondo tempo, è stato di buona qualità, raramente visibile nel campionato italiano, anche di Super 10. Conquista più che buona da fasi statiche, ottimo Vella in touche a catturare e Arturo e Giannesini a lanciare. Buona tutta la mischia con Boraso e Banzato reattivi in terza ala, con Conrad a volte devastante nelle penetrazioni, ancora non sufficientemente supportate da un immediato sostegno. Possesso migliorabile, avanzamento, ottimo Faggin, da oleare le giocate coi tre quarti, due i veli, sicuro a volte troppo l'estremo Dazzi. La considerazione conclusiva è che il lavoro di preparazione al campionato è stato di ottima qualità, e sommato alle capacità individuali dei singoli permette di ottenere risultati positivi, che ne sono la logica conseguenza. Ritengo sia stata aperta una strada dove proseguire con determinazione e fiducia di un futuro ricco di soddisfazioni sportive ed umane. Cari telespettatori, a risentirci.